Salve a tutti. Allora, torniamo con Kibbutz dopo un po' che eravamo assenti, perché come sapete siamo tutti volontari, quindi c'erano anche altre impellenze, ma torniamo davvero con una chicca. E ve la faccio vedere in una breve clip, così la ritroviamo subito con noi. Eccola, l'abbiamo prima vista tramite le immagini e la vediamo adesso dal vivo. Ciao Clara, Buongiorno. benvenuta. Grazie per Ciao, aver accettato grazie. questa intervista che in origine doveva essere una intervista classica, invece alla fine siamo riusciti a farla anche meglio, diciamo. Allora, Grazie. la maggior parte delle persone che ci seguono e che ci seguiranno ovviamente ti riconosceranno subito perché la fiction che adesso ti vede protagonista su Mediaset è finita, se non sbaglio, ieri o l'altro ieri, è l'ultima puntata. Ieri sera. Quindi ti dico, scusa, ti dico che in questa settimana, dovunque andavo, dalla parrucchiera, dentro i supermercati dell'isola, tutti a dire: hai visto l'ultima puntata? Hai visto l'ultima puntata? Era una specie di virus ormai diventata mia. Perché ovviamente c'è anche una forma d'orgoglio, una figlia di fantelleria che approda a un progetto così importante, con nomi importanti, tra l'altro. Sì, E allora, importantissimi. cominciamo però dall'inizio, cominciamo a Ok. parlare di te. Classe 1992, giusto? Quindi Sì. giovanissima, da fantelleria. No, non dire così perché sennò mi devi. No, ma giovane sempre e per sempre dentro, figurati. Sai che io chiamo tutti i ragazzi, grazie, perché l'importante è come ci si sente. Esattamente così. Allora, dicevamo, partita da fantelleria, ad avere una figlia di fantelleria. Fantelleria, per chi non lo sapesse, io lo dico da molti anni perché l'ho toccato con mano, davvero sforna talenti artistici con una percentuale, credo, non presente in nessun altro territorio italiano, soprattutto riguardo anche la situazione geografica che è la sua particolarità. Quindi, come inizia la tua carriera d'attrice? E poi, era proprio quello che volevi fare o magari ci sei arrivata per caso? Ok, allora, dove cominciare? No, non ci avevo mai pensato veramente, anche se mi ha sempre affascinato come mondo, ma mai ci avevo pensato potesse diventare un lavoro. Il primo contatto che ho avuto con questo mondo sicuramente è stato mio padre, perché mio padre da giovane faceva teatro, cabaret, qui, Beh, diciamo cioè che lì a Roberto, che Pantelleria. per chi non lo sa, è Sì, farmacista di Pantelleria è Centro, il mio farmacista, un tra l'altro, farmacista, io dico sempre raccomandato. farmacista per hobby, E anche perché però, faccio diciamolo, un grande sempre musicista, perché cose. tra l'altro di musica jazz, quindi Sì, è un c'è proprio bravissimo un batterista, core perché culturale importante. Sì, lui, sì, forse il lato artistico più spiccato l'ho preso da lui, è un bravissimo batterista, percussionista, è stupendo. E faceva anche teatro, quindi insomma mi ha sempre affascinato, da piccola mi piaceva tantissimo andarlo a vedere. Abbiamo fatto poi super giù alle medie qualche spettacolo con il suo aiuto, però era sempre una cosa un po' divertente, mi veniva facile, mi piaceva un po' stare sul palco. Però io poi, quando a 18 anni me ne sono andata alla Pantelleria, sono andata a studiare farmacia. Ho studiato farmacia per seguire le orme di Portavi mamma e avanti la papà. tradizione familiare. Sì, solo che, come si dice adesso nel settore cinema, lo porto sul settore universitario. Io ero una cagna maledetta all'università. Ero proprio Citare il terribile. grande René Esatto, Ferrese. ero terribile. Ci ho provato in tutti i modi. E quindi a un certo punto, verso i miei 23 anni,
super giù. Così ho detto, vabbè, oltre a studiare devo anche fare qualcosa, mi devo trovare un hobby, devo passare il tempo. E ho trovato un corso di recitazione vicino a casa mia, alla Fiera del Mediterraneo, a Palermo, dove allora c'era il Teatro Mediterraneo Occupato, TMO, gestito dai ragazzi, e c'era questo laboratorio teatrale con Fabrizio Romano e Vincenzo Ferrera. E ho iniziato con loro, e da che tutto è partito dal trovare un passatempo, mi rendevo conto che era una cosa a cui proprio avevo, ci mettevo, in cui mettevo il cuore, mi ci dedicavo tanto, e ho fatto anche poi un laboratorio con Francesco Scianna. Insomma, in quegli anni ho cominciato a fare tutti questi laboratori, e alla fine sono stati loro, devo dire, molto carini, mi volevano molto bene a spingermi a prendere una decisione, insomma, in questo senso, anche perché nell'aria c'era già una mia volontà di lasciare. E quindi poi da lì, nel giro di un mese, ho cambiato tutto e sono venuta a Roma senza sapere effettivamente quali fossero le scuole, non conoscevo l'Accademia Nazionale, non... mi sono fatta indirizzare e ho iniziato questo percorso molto spaventata, anche perché per il settore iniziare a 25 anni viene detto sia tardi, ma alla fine, col senno di poi, a Certo, oggi posso dire che non è stato ci sono assolutamente un parti per problema. tutte le età, insomma, no? No, Quindi. esattamente, però invece no, anzi, devo dire che credo di aver iniziato all'età giusta, con la maturità giusta, col bagaglio di esperienze giusto. E da lì quindi ho iniziato a frequentare la scuola Teatro Azione, a Ostiense, qui a Roma, una scuola che mi ha cambiato la vita e che sarà per sempre famiglia. E questa è un'ultima cosa. Ma c'è stato un momento in cui tu hai detto sì, si può fare, cioè vedo che può essere proprio la mia strada, perché tu hai detto sono arrivata un po' così, non sapevo niente, no? Un po' all'avventura, che poi alla fine è il modo in cui si fanno meglio le cose, però deve essere stato un momento in cui hai detto ok, è stata la decisione giusta, è questa la strada. Non lo so se c'è stato, ci sono stati tanti piccoli momenti, però oltre, cioè, sai, ci sono sempre delle risposte da fuori che ti danno conferme, quindi sicuramente il modo di essere in cui veniva accolto il mio lavoro sicuramente ha fatto tanto, però era più che altro E come cioè a un certo punto ho notato che avevo una dedizione così spontanea, cioè facendo sacrifici dal punto di vista lavorativo, abitativo, amicizie qua a Roma, insomma, facevo una vita abbastanza faticosa ai primi anni qui a Roma, pur di seguire questa cosa, studiavo tanto e questa dedizione l'avevo vista poche volte, quindi lì ho detto, ok, vuol dire che il mio corpo proprio mi sta dicendo che io posso fare questa cosa qui. E poi sicuramente, uscita da scuola, aver trovato l'agenzia abbastanza in fretta, non senza poche difficoltà. Sia perché viene sempre ricercato un certo canone di bellezza, sia perché viene ricercata una certa età. Per fortuna ho trovato una persona che ha voluto scommettere e mi è stata tantissimo vicina, che è Matteo Lipani, il mio agente, che anche lui ormai è famiglia e ringrazierò per sempre perché ci ha creduto. E lì ho detto, ok, tutti i sacrifici, allora ne sono valsa la pena. Beh, devo dire che il lavoro, insomma, lo sta facendo bene perché i risultati si vedono. E tu, il tuo curriculum dice tanto, no? A prescindere da questo inizio che, come dici, rimane famiglia in Teatro Azione, tu hai fatto teatro, hai fatto una piccola parte, spesso non viene ricordato, ma come
dicevamo proprio prima di iniziare, secondo me anche quella è molto importante. Hai fatto anche una piccola parte in Indiana Jones e il destino, che se non sbaglio eri la guida turistica, no? Cioè, non è una cosa, cioè una persona che come dici tu, all'apparenza arriva in un'agenzia in cui si cerca magari più frequentemente altro, io devo dire che insomma comunque ha capito dove valorizzarti e quali punti potevi dare il meglio, quindi sì, sì, però sì. Ha capito proprio come, e non è una cosa tanto, lo dico anche perché ho tanti amici che fanno gli attori e spesso, ecco, appunto, i rapporti con i primi agenti sono conflittuali. Insomma. Esatto, sono molto fortunata. Sì, è una persona che mi sta tanto dietro e questo stare dietro comunque ti stimola. Certo. Devi dare qualcosa in cambio. Certo. Crede in te. Quindi tu, diciamo, hai fatto teatro, hai fatto questa parte di Indiana Jones, che comunque è una grandissima produzione. Allora, sì, guarda, è stata un'esperienza stupenda, però. Allora, sono la prima a non citarla mai, perché è piccola, ma io molto, non so quanti... Molto grande, ma molto piccola, nel senso che era fondamentalmente quasi una figurazione speciale. Poi, infatti, io non l'ho visto il film, però... quanto pare è stata quasi tutta tagliata, ma comunque sì, è stato il mio primissimo set, e quindi era tutto gigantesco con gli americani, insomma è stata una roba grossa, quindi sì, a livello lavorativo magari sono la prima a non citarlo, però sì, c'è stata questa bella esperienza. No, secondo me invece è Disneyland, ecco, importante. E alla fine sei approdata alle serie TV, però prima di parlare anche di questa ultima serie, hai un po' assaggiato i tre stage principali, teatro, cinema e quello che adesso è un po' il principe, no? Quello della fiction. Che differenze hai notato, non solo nel registro di lavorazione, in generale, anche proprio come ambiente? E qual è quello, secondo te, che si confà di più al tuo modo di vivere la recitazione? Allora, credo che poi con l'esperienza le cose cambino, insomma, anche i sentimenti nei confronti dei vari ambienti. Devo dire che io studiando a Teatro Azione ero stata preparata fondamentalmente per il teatro, quindi io ero arrivata a scuola pensando di amare alla follia il cinema, cioè pensando alla recitazione come quella, invece frequentando la scuola ho sviluppato un amore folle per il teatro e ad oggi rimane il mio grande sogno quello di poter veramente lavorare in teatro, un ambiente purtroppo molto difficile. Scusate, la mia voce sta andando via. No, io sto come te stamattina, quindi saremo tutti in tempo. Che pazienza. Però sì, forse finora quello che più mi ha veramente incantato, mi ha fatto battere il cuore, è la dimensione teatro, del palco. Anche perché uscita da scuola, poi questi set che ho fatto sono stati un'altra scuola, perché non ero mai stata davanti alla telecamera per così tanto tempo, quindi ancora sento che sto imparando, cioè ancora sono molto spaventata spesso, mi sento a casa ma con un piede dentro e un piede fuori, invece essendo stata preparata sempre al palcoscenico a scuola mi sento più pronta per quell'ambiente lì. E poi una cosa, vabbè, c'è un modo di lavorare completamente diverso. In teatro hai la fortuna o la sfortuna, perché poi è pesante, di portare per tanto tempo e senza rompere mai quel lavoro sul personaggio. La cosa difficile o comunque un po' strana, soprattutto agli inizi, invece su un set televisivo, cinematografico, è che rompi costantemente, quindi ci vuole quella concentrazione per capire sempre dove si sta.
E quindi sono molto diversi, però penso che tutte e due le esperienze si cibino di, appunto, scusa la ripetizione, di esperienza. Sì. Quindi vedremo, insomma, tra qualche anno. Sai che Gina Lollobrigida diceva sempre che non importa da quanti anni fai questo mestiere, quanti set hai calcato, ogni volta impari qualcosa. Io penso che questo sia vero perché è comunque un'esperienza forte. Poi mi è piaciuto molto questo fatto che tu hai detto, hai sentito la professione anche per come rispondevano al tuo corpo, per questa dedizione, per questo sforzo. È una cosa importante, non succede sempre, e davvero è un messaggio forte. Quindi davvero era la tua strada. È molto bella questa cosa. La citerò anche in futuro. Ok, Ti fischieranno sono le contenta. orecchie. Allora, vediamo adesso un momentino una clip di Mediaset che descrive il tuo personaggio, anzi tu che descrivi il tuo personaggio in Oddio, questo ok. addio. E, beh, il pubblico l'hanno messo loro, quindi l'avranno visto già in tanti, però lo riproponiamo un momentino e poi parliamo un momento della produzione, del personaggio e del tuo approccio a questa nuova esperienza. Elena in questa serie ha un grandissimo appoggio morale ed è Giovanna. Ascoltami, guardami. Io sono Giovanna e sono una persona piena di vita. Per me Elena è come una sorella. Tutto quello che la riguarda mi sta a cuore. Cerco sempre di risollevare gli animi e poi sono una romantica. Allora, l'ho trovata davvero carina. Grazie, ma dove li trovate? Io li voglio, io non ho visto niente di Sul tutto ciò. sito Mediaset che presenta la fiction, Ma io ogni sono terribile, tanto. cioè io non so usare la tecnologia e quindi non vedo niente. A me manda tutto mia madre, io non. Beh, sì, tua madre, devo dire, in questo è uguale, infatti io ogni tanto, anzi, sfrutto il suo profilo per. Grazie mille. Grazie mille davvero. Amore di mamma, mi pare proprio giusto, no? L'orgoglio dei genitori. Allora, ti abbiamo visto qui in questa clip che descrivi il tuo personaggio e mi piaceva questa idea proprio anche di un personaggio sbarazzino, allegro, scanzonato. Tra l'altro, te lo dico, io ho visto anche i tuoi provini, no? Mi sono un po' preparata. Devo dire, ti faccio i complimenti, tra l'altro, da romana per il provino in romano. È vero che Roma dopo un po' comunque si Sì. Ho sente, lo sappiamo, però devo studiato. dire, Grazie. brava, davvero brava, era davvero difficile distinguere anche per chi non è, per chi è romano, insomma. Quindi sei anche molto versatile in questo e sicuramente ti sarà utile nella carriera. Ma in questo specifico ruolo c'è qualcosa che hai dovuto approfondire oppure c'è qualcosa che hai dovuto fare tuo che magari non ti veniva spontaneo oppure c'è stato proprio questa possibilità anche di mettere un po' di te in questo personaggio perché un personaggio così sbarazzino tu sei abbastanza tranquilla, insomma, carina, disponibile, quindi ti ci vedo un po', eh. Sì, ma chi mi conosce bene lo sa che c'è tanto di me in questo personaggio, in Giovannona. Ma questo personaggio mi ha dato la possibilità di fare uscire un lato di Clara al 100%, che è quello proprio in up, cioè Clara a pallettoni. Clara nel suo mood positivo, diciamo, ecco. Sì, c'è molto di me, però ci sono in ognuno di noi varie sfumature. Non sono così romantica nella vita, quindi lo sono, ma in modo molto più silente e drammatico, magari. Ecco. Invece con lei ho potuto buttare fuori tutta questa tenerezza, questo prendermi cura degli altri. Ad esempio, una cosa mi ha aiutato proprio a stare sul set questo personaggio, perché io ero terrorizzata.
questo set, perché erano tutti dei nomi enormi. E quindi io ero l'unica che, cioè anche le bambine, Giulietta Rebeggiani è un'attrice ormai affermata, cioè fa cinema, insomma, quindi ero l'ultima proprio arrivata lì, e molto intimidita, e questo personaggio però mi ha proprio portata per mano, perché ho detto vabbè, abbiamo Giovanna, usiamola, e quindi con questo suo spirito così estroverso mi sono lanciata all'interno di questo set. Ma ad esempio io nella vita non sono bravissima con i bambini, io ho il terrore dei bambini, sono troppo carini ma sono terrorizzata, e seguendo Giovanna invece con le bambine è stato stupendo, cioè ci siamo proprio divertite. Quindi semplicemente ha liberato dei lati di me, li ho approfonditi, li ho lasciati andare, cioè proprio non ci ho neanche pensato, è stato semplice, no? Ma io devo ringraziare Simona Izzo e Livito Ignazzi, perché veramente mi hanno... Ecco, parlaci di questo set, che hai detto, set importante con grandi nomi, poi... la Izzo e Tognazzi, che insomma, anche non solo come registi, ma anche come scrittori, come sceneggiatori, hanno un registro anche prezioso, cioè insomma, non si accontentano, lo sappiamo benissimo, no, perché hanno una professionalità non indifferente. Quindi, come è stato anche approcciare a questo ambiente? Ma come stavo dicendo, loro con me sono stati molto accoglienti, cioè inaspettatamente. Mi hanno lasciato tanta carta bianca, cioè il personaggio non doveva essere siciliano. Io tra l'altro non avevo neanche fatto il provino per questo personaggio, e ho fatto il provino per un personaggio più piccolo, sono piaciuta e mi hanno fatto questo regalo, mi hanno regalato Giovanna, e mi hanno detto falla tua, cioè facciamo la siciliana a questo punto. E quindi... mi hanno proprio lasciata libera di giocarci, di mettere tanto del mio, quindi lavorare così è facile, è divertente, è bello. Allo stesso modo del tuo agente hanno capito che quello sarebbe stato il registro che avrebbe dato l'effetto migliore, no? Sono andati a toccare proprio la cosa. Sì. È stato bello lavorare con loro, come diceva Gabriel alla conferenza stampa, loro portano molto casa sul set, sono una coppia che lavora insieme, quindi con delle idee anche opposte, spesso e volentieri, quindi si creavano questi siparietti bellissimi. Loro due che litigano, ma non litigano, cioè nella litigata vedi che proprio si amano alla follia, quindi si rideva tanto, ogni tanto si creavano questi momenti, dicevo oh mio Dio, invece no, si risolveva tutto perché trovavano il modo, funzione, è il loro modo proprio, è quello poi che è amato anche dai loro fan e chi li segue, perché sono due bei cervelli che quando entrano in contatto fanno scintille. Sì. Che dal punto di vista conflittuale. Ascolta, ora, prescindere da mamma e papà, va bene, che sicuramente sono contentissimi. Invece da chi ti conosce, da insomma, che ti frequentano, da chi comunque ha imparato a conoscerti grazie a questa fiction, che tipo di feedback hai ricevuto? Quello che ti aspettavi, di più, di meno? Ma forse di più, perché nel senso non è che ci avevo pensato proprio al feedback, io ero preoccupata e basta, cioè io ero proprio, io ero terrorizzata e basta, ho detto ecco ora mi vedono tutti, sta cosa rimane qua, cioè nel computer. Se hai voluto fare l'attrice ti devono vedere. Me la dice anche mia madre, io lo sto capendo adesso, io che lavoro ho scelto, quindi ero terrorizzata proprio da una, cioè per tutt'altro, e invece effettivamente poi ho visto un po' di feedback e Giovanna è piaciuta, è entrata un po' nei cuori, la gente, alcuni mi ci rivedo, insomma è stato carino, no? Ero
cioè, leggere alcuni commenti mi ha pure commossa. Ieri sono tornata a casa proprio così. Beh, questo è importante perché anche ti dà una motivazione in più, no? Perché sono quei risultati che contano e che una volta ancora ti dicono che okay, la strada è giusta. Io ti dico sinceramente, ho sentito tutte belle cose, a prescindere da chi ti conosce. Io non te lo sto dicendo perché è una questione affettiva, perché io ascolto un po' tutto e devo dirti la verità. Ho sentito proprio, beh, cioè, alla gente è piaciuto anche molto, almeno da quello che ho sentito io, proprio questa spontaneità. Ecco, è una cosa che è uscita, quindi è per questo che ti dicevo, secondo me hanno proprio colto il registro giusto, perché si è sentita, è arrivata. Eh sì, ma lì sono stati bravi loro a darmi questa Conoscevano libertà. personalmente, a quelli anche che non ti conoscevano. Comunque l'impressione che è passata, che è stata molto positiva, è un'ottima cosa questa, ottima. Davvero. Ascolta, ora questa esperienza, quanto sono durate le riprese di questa fiction, Clara? Circa 3 mesi, abbiamo iniziato ad aprile. E io ho finito a fine giugno e loro a luglio. Ok. Ora, da fine giugno in poi, hai fatto anche altre cose e sicuramente ne farai. Che cosa bolle in pentola? Adesso ce lo Allora. chiediamo tutti, sai, adesso il tuo ruolo di fan sempre affamati di nuove notizie. Allora, in realtà io avevo girato prima per un'altra serie. E ho fatto parte del cast dell'Arte della Gioia di Valeria Golino, che La sarà della collina. una serie Sky. E quindi che immagino, cioè dovrebbe uscire verso maggio. Ecco, lì ho un ruolo più piccolino, però anche lì mi è stata data una bella opportunità. Quello è stato il primo vero lavoro, ecco, quello che considero il primo E come ti sei vero trovata lavoro. invece con la Golino? Perché anche la Golino Benissimo. ha fama di essere molto, molto di pretendere, insomma, dai suoi attori, eh? Sì, però è un'attrice, quindi anche cioè, se si vede tanto questa cosa, parla con gli attori in un certo modo e poi ha voglia di divertirsi, che è la cosa più bella sul set, quindi ci siamo divertite tantissimo, ci teneva tanto, si vedeva che faceva le cose con molto amore. Quindi no, io sono curiosissima, non vedo di vedere il risultato finale che andrà su Lui, Sky. a questo punto anche noi, quindi maggio è vicino, tra poco, Sì, sappiamo già. almeno penso uscirà verso maggio. Noi Sì, e poi resteremo. ora aspettiamo risultati di provini e quant'altro. Tu tienici sempre aggiornati, tienili. Sì. Tanto ci pensa mia madre. Brava. Allora, un'ultima domanda, a meno che non vuoi aggiungere tu qualcosa che magari a me è sfuggito, a cui vuoi dare particolare attenzione. Ed è una domanda d'obbligo. Quanto Pantelleria ha contato in questo tuo modo d'essere? Quanto ancora conta? Se torni quest'estate, che ti aspetti dopo questo? Adesso qui ci avrai il fan club, quindi sappi sarà Vabbè. non indifferente la cosa, insomma. No, allora la domanda è bella perché io dico sempre che in tutto quello che faccio c'è Pantelleria. No, ma proprio non sarei così, non sarei io, giustamente, però proprio cioè è come dire c'ho gli occhi di un certo colore, i capelli così e c'ho Pantelleria. Cioè, proprio fa parte di me assolutamente. Quando ho la possibilità io lo faccio vedere al 100%, mi piace far sapere agli altri di questa mia identità. Tra l'altro la gente rimane sempre molto colpita, quindi è un'arma proprio da utilizzare,
perché attrici, insomma, di Pantelleria si sente poco come sì, una cosa, quindi io me la gioco proprio, sono di Pantelleria. Jolly. Sì, esatto. E, no, ma io in tutto quello che faccio, io una cosa a cui tengo, ad esempio, è la fotografia. Io ho sempre lavorato con la fotografia prima di arrivare a questo, e la fotografia ci sarà sempre. La mia fotografia parla di Pantelleria, anche se i soggetti sono altri. Quindi veramente qualsiasi cosa, anche a livello umano, è una cosa che mi piace fare, far vedere, far uscire. Sì, c'è sempre, assolutamente. Pantelleria c'è sempre. Ma per forza. È una presenza soverchiata. Ma sì, ma la donna che sono si è ispirata molto a quella terra. Che sembra una frase, però... No, cioè la sento veramente, il momento di crescita è stato molto legato al luogo. E quindi guarda, adesso mi viene in mente un'altra domanda, perché lo scorso anno sei tornata a Pantelleria e subito sei stata cooptata, quindi sei stata protagonista di un bellissimo monologo, hai... anche collaborato con i ragazzi di Agorà, insomma, comunque, quando sei tornata sull'isola hai portato questa tua esperienza. Conti di fare così anche quest'anno? Non lo so, non ne ho idea, sarebbe bello. Immagino che riceverai sicuramente delle richieste, sappilo, perché ormai è diventata... Però non lo so, perché comunque quelle cose sono avvenute in un momento... Che differenza fa quando tu ti esibisci? Perché non può essere la stessa cosa, no? Esibirsi fuori, esibirsi davanti a una telecamera e poi esibirti qui dal vivo, davanti alle persone che ti hanno cresciuto, che ti conoscono, che sono amiche. Ti fa ancora un effetto particolare ormai? Madonna, no, ma io quest'estate quando ho fatto questi, poi erano due cose scritte da me, tra l'altro le ho lette, cioè neanche sono riuscita a fare la memoria, io le leggevo, quindi ero emozionatissima, cioè ma proprio non stavo capendo niente, ma l'ho detto, io manco per degli spettacoli mi sono sentita così male. Però la gente si è emozionata tantissimo. No, sì, ma perché era una cosa fatta a casa, tra l'altro era la prima volta che veramente, io anche sui social non è che si capisca molto che cosa faccio nella mia vita, quindi... Per la prima volta ho portato il mio lavoro a Pantelleria, ho detto ok, riportiamo a casa quello che abbiamo portato via da qui. E quindi no, è stato emozionante da morire, ma davanti ai miei amici che non mi avevano mai vista recitare. Non avevano mai vista recitare? Ma tantissimi, sì, tantissimi. È stata la prima volta proprio per tanti, per me era proprio stato... Quindi è stato un vero esploit, è stato un vero esploit. Poi sono rimasti tutti affascinati e si sono sentite solo cose belle, sinceramente. Quindi significa che sei arrivata tanto, la questione emotiva è stata rimarcata più di una volta. Quindi ecco, questa è una cosa molto positiva in un attore, che non c'è sempre, questa capacità in qualsiasi occasione di arrivare a livello emotivo, che poi sarebbe l'ideale. Però, come ho detto, non è così scontato, perché alcuni professionisti rimangono un po' troppo agiti, un po' troppo didascalici, e invece poi chi arriva, arriva subito e secondo me rimane anche nei cuori delle persone più a lungo, anche a livello proprio affettivo, perché tu sai che c'è questo processo a livello psicologico e sociale di affezione nei confronti di un attore, certo, di un cantante, eccetera, e in genere succede molto più facilmente, ovviamente, con chi riesce a trasmettere queste emozioni. Secondo me tu sei proprio su quella strada. Lo prendo come un gigantesco complimento, grazie, speriamo no, sia sempre così. Cosa. Cioè, si sente anche dai commenti delle persone, delle signore al supermercato. E vai! Io sto puntando a loro. Lo zoccolo duro bisogna conquistare. Sì. Clara, io ti ringrazio tantissimo. Ma grazie a te.
aspetteremo maggio, speriamo di vedere questa nuova fiction di Valeria Corino su Sky. Comunque ti continueremo a seguire, poi ogni tanto ci riaggiorniamo, magari se ti va, e state, magari uscirà qualcosa di bello sicuramente. Va bene, chissà, chissà. Grazie mille, veramente. Grazie a te e complimenti. Ciao, grazie, buona giornata.